Fino a qualche tempo fa, nell'immaginario comune, per indicare la fine del mondo si parlava di diluvio universale o di apocalisse. Adesso, la metafora perfetta della catastrofe è l'asteroide. Sarà forse per l'influenza del cinema, da Armageddon a Deep Impact. E poi, tante frasi fatte, meme sui social, persino una pubblicità delle merendine. Tranquilli però, per adesso non faremo la fine dei dinosauri. Nessun asteroide potenzialmente devastante per la Terra è all'orizzonte. Lo sappiamo grazie ai programmi di difesa planetaria, che si occupano di mappare e monitorare il cielo per intercettare eventuali pericoli. A Frascati, alle porte di Roma, si trova il NEOC, Near Earth Object Coordination Center, il centro appena rinnovato dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, in cui, tra le altre attività, si osservano gli asteroidi, si seguono nel loro viaggio e si predice la loro posizione nei prossimi 100 anni, nonché la probabilità di impatto sul nostro pianeta. Ne abbiamo parlato con il responsabile Luca Conversi. Qui a Frascati al momento ci occupiamo principalmente di due attività. La prima è osservare oggetti trovati, quindi nel mondo ci sono dei telescopi principalmente americani che trovano i nuovi asteroidi che passano vicino alla Terra, però dopodiché questi asteroidi vanno inseguiti da un punto di vista osservativo in maniera tale da poter migliorare la conoscenza di dove si trovano, e quindi ci occupiamo di questo. La seconda parte, che poi è l'attività principale del centro, abbiamo dei software molto avanzati che sono in grado, una volta che si è determinato dove si trovano questi asteroidi, sono in grado di calcolare la loro posizione da qui a 100 anni e anche di calcolare la probabilità di un eventuale impatto con la Terra. Ma quanti sono più o meno gli asteroidi che si trovano intorno alla Terra? Ad oggi noi conosciamo circa 25.000 asteroidi che passano vicino alla Terra, vicino in termini astronomici, intendiamoci, quindi chiaramente si intende anche 20 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Di questi, poco più di un migliaio sono quelli che rientrano nella cosiddetta risk list, la lista di rischio. Quindi vuol dire che sono circa un migliaio quelli che sappiamo che hanno una probabilità maggiore di zero di colpire la Terra. Adesso non c'è di che preoccuparsi, perché la grandissima maggioranza di questi asteroidi ha una probabilità inferiore a 1 su 1000, 1 su 10.000 di colpire la Terra. Qualcuno ha una probabilità maggiore, però sono generalmente oggetti piccoli, nell'ordine di qualche metro, e quindi dovessero colpire la Terra effettivamente vengono disintegrati al loro rientro nell'atmosfera. Ma qualora intercettaste un corpo celeste diretto verso la Terra, quale procedura si attiverebbe per la salvaguardia della popolazione? Fondamentalmente dipende da che preavviso sappiamo che colpirà la Terra e dalla dimensione dell'oggetto. Se parliamo di oggetti dell'ordine di 50 metri o meno, siccome il danno sarebbe solamente a scala molto locale, quello che si farebbe, si avviserebbe l'equivalente italiano della nazione della protezione civile, e quindi si dovrebbe evacuare la zona. Tra l'altro, per oggetti piccoli dell'ordine di 20-30 metri spesso non c'è neanche bisogno di evacuare la zona, basta avvisare la popolazione e dirgli di stare lontano dalle finestre, perché semplicemente l'onda d'urto sonica causata dal rientro potrebbe rompere le finestre. Generalmente appunto oggetti di 20 metri giù di lì non fanno grossi danni. Se invece parliamo di oggetti di 100 metri, per esempio, di diametro, ci sono varie tecniche allo studio. La principale che stiamo appunto pensando è quella di lanciare un satellite, lanciarlo contro l'asteroide per cercare di deviarlo dalla sua orbita di impatto. E questo è quello appunto che farà la missione DART della NASA, che verrà lanciata tra qualche giorno, e che successivamente l'ESA lancerà tra un paio d'anni una missione chiamata HERA, che andrà a vedere gli effetti di DART.